Eh sì, dovrebbe crollare il tetto, come ci insegna bene Carmine, no? Qua dovrebbe crollare il tetto. Abbiamo dovuto far crollare il tetto di questa casa. Abbiamo dovuto sostituire completamente il tetto con un tetto 3D. Alle tegole sono state applicate delle forze quali massa, peso e quant'altro che hanno generato una dinamica. Abbiamo messo degli oggetti ad alta temperatura dentro al tetto, in modo che una volta crollato uscissero le fiamme in esterno. Questo è il girato originale con le fiamme vere. Noi poi abbiamo incrementato intanto le fiamme qui, aggiunto delle fiamme sopra. Una volta simulato il tutto, abbiamo la dinamica renderizzata del tetto che brucia e crolla su se stesso. Abbiamo fatto anche esplodere questa finestra e aggiunto detriti che volano. Tutto questo rimontato su scena si ritira fuori, insomma, l'effetto desiderato.